Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Qui che quest'oggi siamo tornati su Squadbusters e oggi parleremo di una cosa davvero davvero pazzesca, mai fatta da nessun youtuber né in Italia né in tutto il mondo. Andremo a parlare del mistero di Squadbusters. Infatti, come tutti voi vi sarete accorti entrando almeno una volta su Squadbusters oppure vedendo un tranquillissimo video, avrete sicuramente notato questa figura davvero davvero losca in basso a sinistra, all'inizio del tutorial eppure in altri pezzi del gioco. Quindi oggi analizzeremo fino alla fine la sua storia, cercheremo di capire che cosa ci fa in questo gioco, qual è il suo compito. Quindi a fine video cercheremo di capire chi è davvero. Mi raccomando, cerchiamo di arrivare a 100 leccozzi per altri contenuti del genere, perché oggi ci andiamo ad occupare della storyline di questo gioco. Ma iniziamo subitissimo, non perdiamoci in chiacchiere. La prima volta che noi andiamo a vedere quest'uomo, questa figura tutta vestita di nero con dei guanti bianchi e con una specie di bussola in testa, o meglio una specie di timer se si può dire così, è durante il tutorial. Ci fa spiegare come funziona Squadbusters e come si gioca, tutti i movimenti e tutti i vari trick. Quindi lui è come il nostro allenatore Pokémon fin dall'inizio di Squadbusters, solo che non mi sembra tanto amichevole come persona, anzi mi mette davvero davvero ansia con quel cappello un po' stile strega e quella specie di bussola, che va a riprendere tranquillamente, ragazzuoli, i motivi decorativi di Squadbusters. Infatti questo portale, se vi siete accorti, è tutto di questi colori, viola rosa, ed è lo stesso che in testa lui come bussola. Quindi probabilmente potrebbe davvero essere il creatore di Squadbusters, cioè l'inventore pazzo geniale riuscito a mettere tutti i giochi insieme di Supercell in un solo gioco. Potrebbe essere così la storyline. Magari lui è il capo di tutto il mondo, di tutto questo mondo Supercell, e magari è riuscito tramite la magia, essendo che ha un cappello giustamente da mago, molto simile a quello del mago o della strega, ripeto, magari con la sua magia è riuscito a creare questo portale dell'infinito per collegare tutti i mondi Supercell. Ma adesso andiamo a controllare bene la mappa, perché in questa piccola lobby iniziale è pieno zeppo di segreti, partendo direttamente proprio dal cancello iniziale, lasciando che qua c'è un piccolo villaggio. In questo cancelletto iniziale vediamo che è una specie di zona riservata a questo cappello. Io immagino che qua ci saranno tutte le case degli abitanti, e qua abbiamo la zona del re, il castello del re, la zona dove ci sono tutti i personaggi del mondo Clash. È abbastanza ansia questa cosa, potrebbe magari collegarsi pure allo Star Park, perché sembra a tutti gli effetti un parco molto molto strano. Vediamo che in questa entrata c'è una mega chiave e il cappello. Il cappello, giustamente ragazzuoli, è quello di questo mago scuro, se si può dire così. Quindi il cappello è il suo, e quindi la location sarà tutta nel suo tema. Secondo me questo individuo molto molto losco, ripeto, è il proprietario di tutti questi giochi Supercell, perché vediamo che ci sono tutti i ragazzuoli nel pozzo, se si può dire così, tutti i giochi Supercell a cerchio. Poi vado a dire pure un piccolo pensiero mio su questi quattro giochi che vediamo qui attorno, cosa vanno a significare, ma dopo ci torniamo. Per il resto nella mappa potrebbe sembrare di non esserci niente di così ambiguo, tranne per questi piccoli cappellini sempre del tema del mago scuro che troviamo solamente sopra i lampioni. Ma andando ad avvicinarci nella zona centrale, oltre a vedere un orologio qua ragazzuoli col portale e questa volta col tempo, salendo un attimino notiamo una cosa che in pochi di voi hanno visto, ed eccolo qua ragazzi, abbiamo in persona davanti a noi il mago scuro. Quindi lui esiste. Commetto che in pochissimi di voi sapevano questo trick, questo segreto di Squadbusters. Mi raccomando un bel like se non lo sapevate. Quindi ragazzuoli, esiste, è qua presente, e se lo andiamo a schiacciare, guardate bene bene cosa riesce a fare. Eccolo qua, fa una magia raga, gira intorno a sé, tutti gli effetti dimostra di essere un mago. Vediamo pure dei pipistrelli, mi sembra, non capisco bene, no, mi sembra tranquillamente un effetto magico molto molto interessante. Quindi ragazzuoli, sappiamo che lui c'è, è stranissima come cosa, lo so, proprio per questo ho fatto questo video. Stiamo parlando in questo momento della storyline non di un solo gioco, non di Squadbusters, ma di tutti i giochi Supercell, perché raga qua ci sono tutti i giochi Supercell in pratica. E abbiamo appena scoperto che il mago scuro esiste, è un individuo ed è il capo, sta nella parte più alta, e andando pure a vedere c'entra sicuramente qualcosa con le stelle, con i pianeti, essendo che ci sono varie cose scientifiche tema spazio. Quindi a tutti gli effetti ragazzuoli, secondo me potrebbe essere uno scienziato oppure un mago, perché non tutte e due. Quindi abbiamo scoperto già un sacco di cose su di lui, probabilmente è il capo di tutto il mondo Supercell. Ma adesso voglio parlarvi un attimo di questa piazzetta, di questa zona centrale, perché sembra davvero davvero semplice, sembra davvero innocua, ma a parer mio abbiamo un sacco di contenuti da andare a guardare insieme. Voi sapete quanto mi piace andare ad indagare e a cercare nel dettaglio tutti i piccoli indizi che ci possono far capire qualcosa che arriverà in futuro. Io diciamo che la parte storyline dei giochi l'amo davvero davvero un sacco. E andando ad analizzare bene un attimino, mi sono accorto ragazzuoli che tutti i giochi venivano almeno divisi un paio di volte. Potrebbe in realtà non c'entrarci niente, infatti questa qua è solamente una mia supposizione, molto molto difficile da pensare, ma vediamo che molti giochi hanno delle specie di lineette qua in mezzo, come Day, perché questo qua è il mondo di Day, è diviso in tre. Boom Beach è diviso in due. Clash of Clans, oppure il mondo Clash, è diviso ben in quattro settori, sì, in quattro settori. E invece il mondo di Brawl è diviso in due pezzi. Andiamo ad analizzare bene questi piccoli
divisori. Partendo, io direi dai dei, uno dei più vecchi. Vediamo che è diviso in tre parti. Potrebbero essere i tre giochi dei. Abbiamo difatti Heyday, Heyday Pop e poi cos'altro? Magari un terzo gioco Heyday? Perché secondo me, ragazzuoli, tutte queste divisioni vanno a significare i giochi mondo Heyday che potrebbero arrivare. Sono sempre supposizioni, probabilmente non c'entrano nulla, ma adesso andando a continuare potrei affermare di più la mia tesi. Infatti qua abbiamo invece il mondo di Boom Beach, e come notate la bomba di Boom Beach è divisa ben in due settori. Da un lato Boom Beach, dall'altro lato Boom Beach Frontlines. Io non vorrei dire, ragazzuoli, ma mi sembra davvero davvero strano perché devono dividere in questi numeri, in questi settori, i loghi dei giochi Supercell. Ma continuiamo, adesso andiamo nella parte di Brawl. Potrebbe essere ancora più assurdo. Abbiamo da un lato Brawl e dall'altro lato che gioco potremmo avere? Al momento, come tutti voi sapete, non abbiamo nessun secondo gioco di Brawl. Erano comparsi un paio di trapelazioni, un paio di indizi un paio di tempo fa. Il team di sviluppo diceva che stavano cercando di lavorare a un secondo gioco di Brawl in un secondo mondo. Quindi sicuramente un altro gioco con i personaggi di Brawl arriverà sicuramente. Io uno dei pochi giochi che mi ricordo era una specie di Star Kart, potrebbe essere Brawl Stars versione Mario Kart, ma comunque non era niente di ufficiale. E adesso arriviamo a una delle parti più interessanti. E in questa parte di Clash of Clans troviamo ben 4 riquadri. In uno ci sarà Clash of Clans, nell'altro Clash Royale, in un altro Clash Mini e nell'altro Clash Heroes. Perché non ho citato Clash Quest? Perché è stato eliminato. Quindi, ragazzuoli, a me pare un pochino sospetta come cosa. Potrei starmi facendo dei film mentali che non c'entrano totalmente nulla. Lo so. Ma comunque io terrei a bada queste mie piccole ipotesi. Detto ciò, ragazzuoli, abbiamo fatto un video a parer mio davvero davvero interessante. Se avete qualche domanda da farmi o volete propormi delle vostre idee, ditemelo nei commenti, ma soprattutto se volete parlare ancora di più, interagire meglio, vi aspetto su Insta, Instanchieri, parlo con tutti quanti, quindi molto molto bene. Ripeto, secondo me, ragazzuoli, quell'uomo là, quell'individuo tutto scuro, stile un po' mago, con una specie di timer portale in testa, è il capitano dei mondi Supercell. Secondo me è lui che è riuscito a riunire tutti quanti in questo universo. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, perché so che anche voi siete molto curiosi in questo ambito, e quindi ho detto perché non fare questo video che a molte persone potrebbe interessare. E sono pure il primo in tutto il globo a trattare questo argomento della storyline di tutti i giochi Supercell. Secondo me è una cosa davvero davvero curiosa. Noi abbiamo preso il Goblin, abbiamo un fracco di soldoni, perfetto, usiamo adesso magari una bella Shelly. Ok, qua c'è un altro team, fammi prendere il Barbaro, lasciatemi stare per favore, lasciatemi stare. Comunque questo è l'ultimo giorno di beta di Squadbusters, quindi mi pare più che giusto concludere con un po' di suspense, un po' di curiosità, così aspetteremo la prossima beta per cercare di avere più indizi rispetto a questa persona molto molto curiosa. Niente raga, la vedo davvero male, 92, non siamo nemmeno primi, c'è uno con 202 raga. E niente ragazzuoli, io spero che questo video molto interessante su Squadbusters vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like se al canale, guarda i video che sono appena arrivati accanto, che sono più bello dell'altro, fate l'abbonamento per supportarmi a portare altri contenuti del genere, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao.